Hello there. Parti il lag di Conqueror's Play. È così, denuncia per me. Oh! Oh! Che cazzo! Oh, come? It was at this moment he knew. He fucked up. Vabbè, mo la prossima li uccidiamo. Ben a tutti ragazzi, ben ritrovati, siamo qui oggi su Conqueror's Blade. Siamo tornati con un nuovo video insieme a nostro compagno d'avventure che ci ha accompagnato su vari giochi come Enzo Ferron 4 e Rome 2. Buonasera. E niente, abbiamo perso C, io ho perso una mano. Nice. E... il cavallo mio è morto. Dead. E niente, penso di andare su B, che perché sì. Ma quello là su C fa un casino se non lo uccidiamo. Se avete intenzione di giocare a questo gioco, non giocateci. Non vi perdete assolutamente niente. Che cazzo, uccidi gli arcieri. Cioè, ma come fa? Non fanno neanche le animazioni del colpo, ma ti fanno danno. E io non capisco. Almeno siamo... cioè io sono morto due volte ma non ho perso neanche un'unità. Fatality. Sei riuscito a ucciderlo? No! Agli Utto! Gli arcieri? Sì. Ok, sto arrivando comunque. Ma come fa a avere tutta la vita? Ma che cazzo ne so io? Oh. Stuprata con boh. Finish him. Oh, riafango. Se avete intenzione di giocare a questo gioco, non giocateci perché veramente non vi perdete niente. Dovete avere uno la connessione della Madonna. Esatto, cosa che noi due non abbiamo. Perché il gioco stesso, che c'ha tre server, fa schifo. Detto questo, però, devo dire che, a parte gli scherzi, è un gioco che, se giocato con amici, ricordatevi, se giocato con amici, è bello. Ma giocate da solo, fidatevi che dopo un'ora vi rompete le palle. La prima volta che morite per il lag, fate alt F4. Esatto. Vedo qua, però, un arco e una spada che volano in aria. Benissimo. Come potete ben vedere, se il vostro cavallo cade da una distanza di 1,5 metri, muore. Muore. Alla Skyrim. Ah! Metti in posizione spear milizia qua. Uovo di frecce. No, 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 la carica nemica. Stardi. Volano no, via! No, no, no. Come sa... un cazzo. Vabbè, sciotta di arcieri. Ma i miei sono lenti, Dio buono. Vabbè, questo che mi sciotta con lo scudo. Mica sei morto, no? Ancora no. Nice. Però hanno scioppino di merda. Occhio che c'hanno i balestrieri. Mannaggia! Ok, va bene. Va bene. Damn. No, raga, veramente è un gioco di merda. Non ve lo prendete. Non... Io lo metto sto video, ma lo metto perché voglio mettere, perché così anche voi dovete capire che è un gioco brutto. È un gioco frustrante. Proprio ti sai lo stress. Ti sai lo stress. Io boh. Il bene è che ci gioco non assiduamente, cioè nel senso, ci gioco quelle ore al giorno. Guarda questo che scioperino. Sciottato! Ma la cavalleria sta laggiù, a me mi ha sciottato. No, voglio no. Cioè, voglio... Io questo video lo chiamo uno schifo di Conqueror's Blade. Perché veramente è indecifrabile quello che sto vedendo. È veramente indecifrabile.
È qualcosa di orrendo. Hai visto quello con la cavalleria sciopina? E ho visto è quello che abbiamo ucciso prima, comunque. Scusa, come mi è morto il cavallo? È morto pure il secondo cavallo. Vabbè. Beh, se vai su cielo con Guisti abbiamo vinto. Ci provo, ma tanto muoio. Ok, A sta venendo conquistata. Con Guisti B abbiamo vinto. Sta su C. Sta venendo uno imbecille. Due imbecilli stanno venendo. Scappa, scappa, scappa. Porca puttana, c'ho il cavallo con uno di vita. Fuga. No, raga, no. Cioè, no. No. No, no. Va bene, va bene. Va bene così. Io non ho fatto un cazzo. Bene, raga, il video finisce qua. Con una bella C. C di coglioni frantumati. E niente. Fa avanti video su questo gioco. Molto più tranquilli. Ma oggi questo video è uno schifo di Conqueror's Bay. Vaffanculo.